Prima News, l'informazione regionale a cura della redazione di Prima Antenna. Una sentenza storica, quella del Tribunale di Ivrea, che riconosce il legame causale tra un tumore al cervello e l'uso di un telefono cellulare. Un lavoratore della Telecom che per 15 anni ha dovuto utilizzare quotidianamente e a lungo il telefono cellulare dovrà essere risarcito dall'INAIL. Per la prima volta al mondo una sentenza riconosce un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello. Lo annunciano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone dello studio legale torinese Ambrosio e Comodo. Il Tribunale di Ivrea ha infatti condannato l'INAIL a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale al dipendente di un'azienda a cui è stato diagnosticato il tumore dopo che per 15 anni ha usato il cellulare per più di 3 ore al giorno senza protezioni. La sentenza riconosce il legame causale tra un tumore al cervello e l'uso di un telefono cellulare, spiegano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone, che hanno vinto la causa. Il verdetto è stato emesso dal giudice Luca Fada del Tribunale di Ivrea lo scorso 11 aprile. Il dipendente della Telecom, Roberto Romeo, che si era ammalato di un neurinoma, spera che la sua causa e la sua esperienza siano d'aiuto. Non voglio demonizzare l'uso del telefono cellulare, ma per evitare quello che mi è successo bisogna saperlo utilizzare in modo corretto. All'inizio pensavo di essermi preso un'infezione all'orecchio, ma poi ho capito che la cosa era ben più grave. Speriamo che la sentenza spinga ad una campagna di sensibilizzazione che in Italia ancora non c'è, così afferma l'avvocato Stefano Bertone. Le sentenze si leggono con attenzione, premette il direttore generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, intervenendo a margine dell'inaugurazione della nuova sede regionale dell'INAIL, da oggi tornata dopo 30 anni in corso Galileo Ferraris 1. Ci sono evidenze scientifiche non consolidate e opinioni mediche che vanno ancora indagate. L'utilizzo degli apparecchi tecnologici richiede accortezze, ma sul nesso tra tumore e sovraesposizione non c'è parere unanime, dice Lucibello, che aggiunge: a tutela dei nostri 700.000 titolari di rendita dobbiamo garantire univocità di trattamento. Ci vuole un consolidamento scientifico che ci consenta di andare oltre al caso specifico.